Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Dovevano essere le notti magiche, le notti degli europei, del calcio, della festa, tornare alla normalità. E invece, come stiamo vedendo, sono notti tragiche, notti di desolazione per le strade. Non c'è gente, non c'è festa, non c'è un animo, non c'è niente. Ed è questo è molto spaventoso. Ecco, i giovani stanno patendo molto questa situazione. Sì, ci riaspettavamo un inizio col botto. E troviamo più gente per strada durante il lockdown rispetto ad adesso, quindi la situazione è veramente paradossale. E soprattutto a Rivarolo questo accade, ma in tutto il Canavese non ci sono eventi in cui la gente si può riversare nelle strade, nelle piazze. Ok, dobbiamo ancora avere delle precauzioni e tutto. Io sono contro all'abolizione delle mascherine all'aperto, perché comunque, come abbiamo vissuto l'anno scorso, il rischio di nuovo contagio c'è e resterà sempre. Quindi bisogna cercare di riorganizzare il tutto con le precauzioni necessarie, però cercare di tornare al senso di comunità che ci caratterizza in quanto italiani. Ecco, in queste ultime settimane, con la gioia che ci sta dando la nazionale, è strano non vedere tutta questa gente in strada. Le scuole sono finite, quindi i giovani dovrebbero essere tutti nelle piazze, nei bar, a divertirsi, a far serate, a uscire, eppure non troviamo questa gioia, questa animosità nei nostri bar, nei nostri locali, nelle nostre strade. E questo è un problema, secondo me, e qui bisogna intervenire soprattutto a livello politico. Quest'estate sarà un'estate molto noiosa, possiamo dirlo, sì, lo diciamo, un'estate molto noiosa. Non ci sono eventi, non c'è un'organizzazione sulla Notte Bianca, sulle giostre, sulla festa di San Giacomo. Non c'è niente, basta, la gente inizia a spostarsi a Torino perché a Torino c'è molta più festa, c'è molta più gente. E quindi, come sempre, torniamo sempre al solito discorso, che la gente, i giovani, non stanno più in Canavese. E questa è una problematica enorme, soprattutto per un luogo, per un'area, per una regione che si basa principalmente, oltre all'industria, ma soprattutto anche sul commercio, come vediamo anche nelle nostre città, in cui bar e ristoranti aprono ogni 3x2. E quindi, cosa si può fare? Si deve organizzare, si devono organizzare eventi, si deve riuscire a portare la gente di nuovo nelle strade a far festa, a fare baldoria, a fare tutto. E quindi è ora di cambiare passo, di tornare a essere quella città che eravamo. Ovviamente la risposta non possono essere più gli street food, eventi organizzati un po' così a caso, devono essere cose organizzate seriamente con un programma e un occhio soprattutto verso i giovani e le loro passioni, cercare di analizzare, di chiedere ai giovani cosa vogliono in questa città, in quest'area, in questa regione, che è una delle più belle che abbiamo in Piemonte, e quindi bisogna cercare di trovare di nuovo quel senso comunitario che ormai sembra veramente sparire nel corso degli anni e dei decenni. Grazie all'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic.